strategica ovviamente per tutto il territorio della Toscana, della città di Firenze, dell'area metropolitana di Firenze, ma direi per tutto il paese, perché si tratta di un'opera di valenza straordinaria. Oggi è una giornata importante perché diamo un ulteriore segnale di concretezza. Parte la seconda talpa, la prima ha già lavorato per 1,8 km. Nel mese di novembre, fermando la prima talpa, partirà concretamente, attivamente la seconda. Sappiamo che c'è un'alternanza fra le due nella lavorazione, quindi una giornata importante di grande concretezza. Siamo ripartiti con grande forza alla fine dell'anno scorso, nel 2023, e direi che oggi è una giornata molto importante. L'ascolto regionale sta soffrendo molto, sarà pronto tutto per il 2028? Assolutamente sì, confermiamo il completamento dell'opera come previsto al 2028. Correttamente, un'opera che dà una grande prospettiva di miglioramento quali quantitativo anche per il trasporto regionale, ci consente di separare i flussi di traffico, specializzare l'utilizzo delle infrastrutture, che è una prerogativa per migliorare non solo nella quantità ma anche nella qualità il trasporto. Ovviamente sul trasporto regionale si libererà molto spazio in superficie. Abbiamo valutato la possibilità di arrivare fino a più di 200 treni e di aumentare di 200 treni quella che oggi è l'offerta di trasporto, ed è evidente che i benefici sono molteplici.